Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e sì, lo so che vi aspettavate che magari fossi già sul sentiero perché avete letto il titolo Alta Via 1 della Valle d'Aosta, ma non è stata proprio una giornata facile oggi per arrivare qua, quindi adesso sono a Lilian in un ostello, stracarino fra l'altro, e niente, sono fermo qui e partirò in realtà domani col cammino perché oggi pomeriggio avrei dovuto fare la prima tappa e arrivare fino ai laghi di Pinter, se non sbaglio il nome, correggetemi se sbaglio, magari si dice in francese, ma hanno messo un meteo terribile, quindi ho deciso di aspettare perché comunque non ne valeva la pena partire già con delle situazioni, diciamo così, disagevoli, anche perché avevano messo un meteo ma veramente brutto, quindi ho detto lasciamo stare. In più stamattina ho pensato bene per il viaggio di fare una bellissima cazzata, cioè avrei dovuto fare da Ferrara a Bologna e poi da Bologna salire fino in Valle d'Aosta, ma sono arrivato a Bologna e ho mancato la coincidenza, quindi sono sceso fino a Firenze, da Firenze sono dovuto risalire a Bologna e poi arrivare fino qua. Ci ho messo un sacco di tempo, sono arrivato qui alle 3:30, cottissimo, e quindi niente, oggi la giornata va così, però direi che a questo punto ci colleghiamo direttamente con la giornata di domani e iniziamo questa via della Valle d'Aosta. Ok ragazzi, ci siamo, finalmente sto partendo, quindi appunto da Lilliano ho fatto fino a Gressoné con l'autobus, poi sono sceso, sarei potuto scendere anche più avanti ma ho deciso di fare un pezzo, diciamo, di sentiero in piano per scaldare le gambe prima di salire, perché io da adesso fino al Col di Pinter ho 1.300 di salita, quindi volevo scaldare bene le gambe, sono partito da qui e quindi niente, partiamo per questa alta via della Valle d'Aosta numero 1 che collega praticamente tutto il, diciamo, la parte nord della Valle d'Aosta. È un percorso che io sto facendo non dall'inizio perché le prime tappe prevedevano comunque pernotti in rifugio, perché da quello che ho studiato, diciamo così, la tenda qua si può mettere solamente dai 2.500 in su, quindi mi sarei dovuto fare 3-4 giorni portandomi tende e viveri per niente, diciamo, portando solo il peso. E comunque da quello che ho capito un po' in tanti che fanno l'Alta Via 1 partono da qua, da Gressoné. Alta Via che è chiamata dei giganti perché appunto facendo tutto il sentiero, sia il Monte Rosa, il Cervino e poi il Monte Bianco alla fine, che fanno un po' da guardiani. Infatti adesso lì dietro c'è il Monte Rosa che è veramente imponente, bellissimo. E niente, quindi io raga adesso parto con un giorno di ritardo. Penso che oggi farò la tappa che avrei dovuto fare ieri, anche se molto corta, perché il programma era che avrei dovuto fare il viaggio in treno, arrivare verso l'ora di pranzo e poi fare queste 4 ore e mezza fino ad arrivare ai laghi di Pinter che sono quassù. Così non è stato, ma comunque adesso è molto tardi perché sono quasi le 11, perché tra la colazione in ostello, l'autobus e vi dicendo ho perso un bel po' di tempo, quindi penso che oggi farò comunque tappa corta, anche perché non sono a un livello di allenamento molto buono, quindi non voglio correre, non voglio spaccarmi le gambe e c'è solo il fiatone e vorrei arrivare a Courmayeur, comunque vorrei cercare di chiudere questa via in 8 giorni. Quindi niente, adesso basta chiacchiere perché appunto ho il fiatone e devo salire e ci vediamo lungo la strada. Raga, buon proseguimento. E vi confermo che c'è un bel dislivello, perché adesso sto camminando da più o meno 1:30, 1:45 e è bello in piedi, quindi mi sa proprio che farò, come dicevo prima, tappa corta, e anche perché non sono molto allenato, nel senso ho fatto diverse uscite in questi mesi ma a casa non mi sono preparato molto bene, quindi non mi sento di tirare come un ossesso e fare dei chilometri in più. Oggi tappa breve, così le gambe si mettono nell'ordine di idee che in questi giorni si camminerà, e con calma, anche perché sì, appunto, non avendo allenamento, poi vengo anche da un periodo abbastanza tosto che magari del quale magari vi parlerò più avanti, voglio prendermela come un cammino terapeutico, quindi calma, gesso, ascoltiamoci, anzi mi ascolterò perché tanto sono da solo e niente, fra un po', adesso appena becco un posto che mi piace mi fermo e pranzo, perché inizio ad avere una discreta fame, eh? Allora raga, finito di pranzare e
ho trovato 2 iscritti al canale, incredibilmente qua in Valle d'Aosta, tra l'altro vengono da Perugia, giusto? Esatto. Dico sciocchezze, quindi incredibile. Adesso faccio un pezzo di Alta Via 1 con loro, che la stanno facendo anche loro, poi loro proseguiranno e invece mi fermo ai laghi, così prima giornata molto easy. E ricordatemi i nomi? Sonia e Fabio. Sonia e Fabio. Ripeto, Val d'Aosta, mai venuto, 2 persone di Perugia e siamo iscritti al canale. Fantastico. Sono sceso dal Col di Pinter perché stava iniziando a fare un po' di aria e con queste nuvole c'è un bel freddo. Comunque quelli lì sono i laghi di Pinter, che è dove andrò a mettere la tenda, e sono le 3 del pomeriggio, quindi perfetto, oggi sarà proprio una giornata super rilassante. Adesso scendo un po' alla volta e vado a vedere, cioè ho tutto il tempo per vedere qual è lo spot più tranquillo in assoluto dove mettermi. Fra l'altro ho appena conosciuto 2 ragazzi che penso che siano olandesi, non vorrei dire una scemenza, ma penso che siano olandesi, parlano benissimo in inglese, io un po' meno, però comunque ci riesco a parlare, che stanno andando lì anche loro, quindi adesso vediamo, tanto come vedete di spazio ce n'è a sufficienza. Bene, 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 quindi ho trovato lo spot tenda, mi metterò lì dove ci sono quelle rocce, qua c'è il lago di Pinter, io spero che riuscite a vedere i colori che vedo io perché è fotonico, è veramente fotonico. E qua c'è tutta la vallata e invece lì dietro, questo bianco che vedete, è il ghiacciaio del Monte Bianco, del Monte Rosa, scusate. Quindi direi che come spot per la prima sera è veramente perfetto. Ci sono un po' di nuvole ma non deve piovere, domani non deve fare brutto, quindi sono super tranquillo. E dai, bene, bene, bene. Va bene che oggi ho fatto poca strada, già lo so. Che tirare e fare un'altra mezza tappa o una tappa intera sarebbe stato veramente esagerato. Quindi, bene così. Allora raga, ho fatto un po' di chiacchiere con dei signori che stavano passando di qua, mi sono fatto spiegare un po' le cime perché io non essendoci mai stato faccio fatica a riconoscerle, e mi hanno detto in realtà che qua dietro, che voi fate fatica a vedere ma adesso magari vi metto in sovraimpressione un'altra ripresa, questo qua è già il Cervino, invece le punte che si vedono più in là è il Brighthorn e lì dietro c'è il famoso Plateau Rosà. Famoso, vabbè, adesso glielo conoscevo già il nome. Comunque sì, quello là è già il Cervino, io pensavo di vederlo da domani, invece è già lì, solo che non si vede perché è appunto c'è la nuvola sopra, ma top. Domani speriamo che non ce l'abbia, così lo vedo in tutta la sua maestosità. Avevo proprio voglia di vederlo, sarà perché in questi giorni stavo anche leggendo il libro di Hervé Barmas, ma boh, mi avevo proprio questa curiosità. Comunque raga, oggi non ho camminato molto perché ho fatto fondamentalmente 5 ore, di cui una mi sono fermato per il pranzo, quindi sì, ho camminato poco. Ha tirato tanto perché era 1300 di dislivello e quindi sono arrivato qua molto presto, però poi esce il sole e ti godi questi spazi qua,
è una roba assurda. Liberi la testa, poi quando sei da solo ancora di più. Che figata. Scusate, piccola nota a margine, andate a fare trekking, ma queste cazzate qua non dovete farle. Adesso c'è questo pieno di terra e di merda e là c'è una latta di vetro che adesso io mi prenderò su e porterò nel primo posto dove poterle buttare via, però porca di quella troia, dai su, come si fa a farmi delle porchette del genere? Vabbè, chiudiamo questa polemica, voilà. Comunque adesso raga, io lo so che vedete da schifo laggiù, però questa qua è la mia tenda e lì ci sono degli stambecchi che stanno mangiando, ci sono anche due cuccioli. Che figata. Adesso provo a avvicinarmi, ma sarà impossibile. Incredibile raga, incredibile, cioè troppo bello. Poi sono riuscito anche a avvicinarmi prima e vederli lì è super emozionante. Cioè io lo so perché erano lì, e adesso ve lo dico anche, che fa un po' schifo, però io lì prima ci ho fatto la pipì e da quello che so questi animali quando sentono che dell'erba è condita dalla pipì gli piace di più. Però vabbè, al di là di questa schifezza, top. Un po' come il panorama, eh. Non male. Allora raga, ho passato un po' di tempo qua con Davide, la sua ragazza che adesso è giù in tenda, e il sole è tramontato, è stato veramente bellissimo, ci siamo guardati un po' il Cervino, il Monte Bianco e via dicendo, e un po' i camosci che giravano qua intorno perché ce ne sono veramente tanti. E adesso andiamo a letto e domani probabilmente scenderò con i ragazzi, dopo loro si fermano un po' prima di me, ma ci facciamo un po' compagnia. Ragazzi, buonanotte! Ciao!